Adesso vi raccontiamo l'esperimento musicale di Max Casacci, uno dei fondatori dei Subsonica, che ha coinvolto i ragazzi della cooperativa sociale Prospettiva di Catania, il servizio di Maurizio Di Lucchio. I suoni urbani, le urla nei mercati rionali, i ritmi della vita quotidiana che diventano strumenti musicali per far suonare la città. A registrare per strada a Catania Max Casacci, cofondatore dei Subsonica, che da anni sperimenta sui rumori presi dall'ambiente, e i ragazzi del laboratorio musicale della cooperativa sociale Prospettiva nel quartiere periferico di San Giovanni Galermo. Mi è piaciuto molto assistere a, in qualche modo, alle scelte che questi ragazzi hanno fatto. Loro hanno dato una lettura specifica musicale del loro quartiere, che è una lettura molto dense innanzitutto. Per me ha fatto parte proprio del processo, è stato molto, molto interessante. Mezzi di trasporto, clacson, segnali acustici, tutto è sintetizzato in linguaggio musicale all'interno di un brano intitolato The Sound of Balatelle e inserito dall'artista nel suo concerto catanese allo spazio Zoo. È stata un'esperienza molto formativa perché intanto abbiamo imparato molto sia dal punto di vista tecnico, ma anche in qualche modo abbiamo riscoperto la nostra città, i nostri ambienti, quello che noi viviamo, ci ha aiutato anche a capire la nostra città. Il laboratorio musicale e l'esperienza con l'artista fanno parte del progetto Scialermo, finanziato dal Ministero della Cultura e promosso da diverse associazioni. Un progetto di rivitalizzazione delle periferie catanesi. E l'idea era quella di rivitalizzarla attraverso i linguaggi contemporanei multidisciplinari. C'è un lavoro anche proprio di ricerca sonora molto, molto interessante, molto innovativa.